Benvenuti nel canale Meli Made in Sud. Come avrete letto dal titolo, oggi voglio mostrarvi il risultato dato da tre prodotti che amo follemente. Da quando li ho comprati e li ho assemblati, mi sono innamorata del risultato finale. Babbo, è meglio che non parlo troppo perché altrimenti sto video viene lungo e uno dice mamma mia, ammusciamento. Vi ricordo che mi trovate su Instagram con il nick melimadeinsud_official. Vi lascio alla applicazione, alla presentazione dei prodotti, per quanto mi riguarda, favolosi. Vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato, o meglio che utilizzo per creare questo effetto turgido alle labbra, ma allo stesso tempo estremamente naturale. Qui di fianco vi metto l'immagine del prodotto con il nome e il relativo numero, se dovesse esserci anche il numero. La prima cosa che faccio è andare a rimuovere il balsamo labbra. In questi giorni, perché io cambio, in questi giorni sto riutilizzando il Blistex, questo qui. Ho fatto anche una recensione, se non erro, su questo prodotto. Quindi il primo step è andare ad idratare le labbra. Ma non solo prima di applicare un rossetto, lip gloss, insomma quello che volete voi, ma come dire, deve essere un'idratazione perenne, cioè ogni giorno bisogna prendersi cura delle proprie labbra, perché altrimenti potete applicare il prodotto che volete, il più costoso, il più performante, insomma il prodotto del cuore, ma la resa e anche la durata non sarà buona tanto quanto chi si prende cura regolarmente dell'idratazione delle proprie labbra. Paranà, una schmenz, cioè ah, stai scoprendo l'acqua calda. In realtà le cose più semplici sono e più sono ignorate, ignorabili e ignoranti. Mamma mia, questi fazzoletti come mi piacciono, sono i fazzoletti con antibatterico, ideale per naso e mani. Io mi trovo bene anche per la bocca. Devo registrare anche il tutorial di, cioè il tutorial. Io non devo insegnare niente a nessuno, ci mancherebbe altro. Giusto per fare due chiacchiere, anche perché me l'avete chiesto, Melania, quando fai un video mi preparo con voi? Solo che dalla videocamera io lo vedo meno intenso, cioè dal vivo è più intenso. Nulla di pazzesco, è assolutamente un look occhi che si può portare da mattina a sera, ma è più intenso. Anche qui, per quanto riguarda la sfumatura di transizione, è più intenso. Vabbè, la videocamera fa così, quindi tende a smorzare, a rendere i colori più delicati, più piatti. Poi io registro con la fotocamera anteriore del telefono, perché se registrassi con quella vado a contornare le labbra. Sa d'embera, però. Comunque queste matite di Nabla sono spettacolari. Il terzo step è andare a sfumare la matita. Utilizzo semplicemente i polpastrelli, nessun pennello, nessun pennellino. Un'altra cosa che faccio è non andare a chiudere completamente i bordi esterni della bocca, così da dare un maggiore effetto naturale.
Guardate, l'effetto già rende le labbra più voluminose solo utilizzando la matita e sfumandola. Se vediamo che il colore manca in un determinato punto, andiamo semplicemente, delicatamente, ad utilizzare nuovamente la matita e poi andiamo a risfumare. Centrandoci nella parte centrale delle labbra. Quindi questa zona dove ho il dito, il polpastrello, e questa zona senza andare ad applicare ulteriore matita colore ai laterali della bocca. Bellissimo effetto, a me piace moltissimo. Magari potete applicare anche un balsamo labbra e il gioco è Come fatto. potete Notare è un effetto molto raffinato. Ingrandisce le labbra, le rende anche visivamente più delineate senza essere troppo eccentriche, che a me personalmente non piace. Io personalmente non mi sento a mio agio. Il secondo prodotto che vado ad applicare successivamente alla matita è questa tinta di Essence. Allora, io non pensavo che fosse un prodotto così bello, non l'ho utilizzato quasi mai per colorare le guance, perché questo è un prodotto che si può utilizzare, va a imitare quello di Benefit. Si può utilizzare sia sulle gote come blush, ma si può utilizzare anche per dare colore sulle Secondo me il labbra. meglio di sé lo dà sulle labbra. Io lo agito, questo credo che è presente in un'unica colorazione. Se riesco vi metto anche i prezzi. Lo agitate prima di utilizzare e poi io cosa faccio? Metto un po' di colore sul polpastrello, mi raccomando, mani pulite, e lo vado a picchiettare sulle labbra. Peccato che la videocamera cambia un pochino i colori perché è un colore neutro freddo. Invece la videocamera rende i colori, a parte che li schiarisce un pochino, ma li rende più caldi. Riprendo altro colore e vado ad intensificarlo fin quando non raggiungo l'intensità che voglio. Resta anche per un po' di tempo. Se vi piace l'effetto opaco può restare anche così, quindi senza applicare nessun tipo di gloss, senza utilizzare l'ultimo prodotto, ma è un effetto molto fine, molto naturale, labbra definite, rimpolpate, con una colorazione estremamente naturale. Se però amate quell'effetto estremamente rimpolpante, rimpolpato, succoso, passate ad utilizzare il terzo prodotto. Questo devo dire mi piace tanto, Essence, il Lip Oil. Anche di questo credo di aver fatto una recensione, non mi ricordo, forse l'ho mostrato in un video haul. Sciolgo anche i capelli così vi faccio vedere il risultato finale, perché con questa cosa in testa voglio dire. Questo lo applico soprattutto nella parte centrale delle labbra, ok? Poco prodotto perché altrimenti dà fastidio sulle labbra, almeno a me personalmente, quindi poco prodotto. È uscita anche la versione nera di questo lip oil, devo assolutamente trovarlo, che sicuramente mi piace. Guardate,
guardate, è bellissimo il risultato, almeno a me piace moltissimo. Guardate, appena ho applicato la parte glossata, poi dipende dai gusti, però ho accontentato sia chi ama i finish, il risultato matte sulle labbra, sia chi ama i prodotti lucidi. Voglio sottolineare, meno caldo rispetto a quello che voi vedete, ma nel momento in cui già andate a vedere i colori negli store, nei negozi fisici, ve ne rendete immediatamente conto. Io adesso sciolgo i capelli, in realtà devo fare lo shampoo, non sono sporchi, però devo fare lo shampoo, solo che vorrei fare la piega insieme con voi, quella con il calzino. Sono andata solo a rinfrescare la piega. No, vabbè, ma questa cosa del calzino è fantastica. Sono riuscita anche a... Ok, questo è il risultato da asciutti, eh? Non ho bagnato i capelli, assolutamente. Guardate. Cioè, potete avere i capelli, sembra una piega che ha realizzato un parrucchiere, anche quando si usa il Dyson, ricorda moltissimo il Dyson. Niente, vi devo assolutamente fare questo video sulla piega, mamma mia, mi piace tantissimo, è un trucco in riferimento alle labbra che potete portare da mattina a sera. Bellissimo, 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 bellissimo il risultato, almeno a me piace tanto. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, vi può interessare, scrivete un commento, lasciate un like, insomma fatemi capire se questa tipologia di video vi piace, vi può interessare, così condivido o condividerò altre combo labbra. Se riesco giro anche un video, mi preparo con voi, così vi faccio vedere come ho realizzato questo velocissimo ma anche di impatto trucco occhi, almeno a me piace tanto. È un trucco neutro, nero marrone, secondo me accontenta i gusti di tutti, perché di solito sono dei colori che vengono apprezzati da tante persone. Magari in base ai vostri gusti si può replicare utilizzando delle tonalità neutre o più calde o più fredde, in base appunto ai vostri gusti personali. Smetto di ciancerare, vi ricordo che mi trovate su Instagram con il link melimadeinsud_official, e come sempre un bacio, un abbraccio, un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud.